Buonasera e ben ritrovati ad Angolo Giro, pronti per accendere i riflettori sul ciclismo toscano, ma anche ovviamente Giro d'Italia. E per quanto riguarda il ciclismo in Toscana, ci concentriamo sul ciclismo su pista. Tanti i temi anche questa sera, un menù ricco. Ovviamente non può mancare Antonio Mannori, sempre con me, presente. Grazie, l'esperto buonasera. Del ciclismo per quanto riguarda Teleiride. Senz'altro. E non solo, diciamo la verità. Comunque, grazie e buonasera a tutti i nostri gentili telespettatori. Gli ospiti di questa sera: Giancarlo Del Baglio, responsabile regionale per l'attività su pista. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Marco Lapucci, collaboratore tecnico del settore pista. Buonasera. Iniziamo subito, Antonio, dicendo che questa sera quindi non parliamo soltanto di ciclismo su strada, ma anche ciclismo su pista, una disciplina un po' diversa, soprattutto insomma, per quanto riguarda anche le difficoltà di impiantistica, ma questo ne parleremo più avanti. Iniziamo col dire che la stagione su pista è alle porte, sta per iniziare in Toscana. E difatti sta per iniziare e noi ci occupiamo proprio di questa attività, che tra l'altro voglio ricordare che l'anno scorso diede delle belle soddisfazioni alla nostra regione con due titoli italiani a livello giovanile e quindi ottimi risultati. E allora, quali sono le prospettive per il 2016? Ne parliamo con i diretti interessati. Del Baglio. Dunque, allora, l'attività su pista inizia sempre nei nostri centri territoriali, che sono due, uno a Firenze Cascine e l'altro a San Vincenzo. Inizia con i primi di aprile, i ragazzi delle categorie giovanili, esordienti ed allievi, vengono, imparano questo genere di attività. E oltre a questo poi ci sono ovviamente delle gare che vengono organizzate nel corso della stagione. Per esempio è già stata messa in calendario per il 16 di giugno una riunione su pista al velodromo delle Cascine. Il campionato toscano si svolgerà nei giorni di 13-14 luglio e qualche altra gara verrà messa in calendario nel velodromo di San Vincenzo. Oltre a questo poi facciamo anche delle trasferte curate dal settore pista regionale. Ieri ne è stata fatta una per esempio a Forlì, che ha dato anche alcuni buoni risultati. Francesco Della Lunga, già l'anno scorso campione d'Italia della velocità esordienti, ha vinto appunto ieri anche nella velocità allievi, quest'anno è passato allievo, e l'altro buon risultato anche Enrico Baglioni, che è arrivato terzo nella corsa a punti. L'attività comunque è soprattutto concentrata, oltre che sulle gare, su questa attività dei centri territoriali pista, dove questi ragazzi imparano questo genere di esercizio. Ricordiamo, uno a Firenze, l'altro a San Vincenzo. Comunque la Toscana è una regione forte, una regione di tradizione, e ci sono anche insomma le nuove leve, c'è la nuova generazione pronta anche ad esplodere e a mostrarsi in Italia e altrove? Ma certo, la Toscana da sempre ha espresso dei talenti non indifferenti in pista, tant'è che il velodromo di Firenze è intitolato a Enzo Sacchi, certo, che è stato un olimpionico. E per venire a tempi a noi più recenti, anche l'anno scorso, mi rammentava Antonio, siamo riusciti a vincere i due titoli italiani a livello giovanile, uno con Francesco Della Lunga, appunto già ieri sera, nonostante il passaggio di categoria, si è già confermato, e con Andrea Innocenti, che vinse il titolo italiano dell'inseguimento e che quest'anno già da juniores di primo anno già ha fatto anche parte di stage o da nazionale. Quindi la Toscana, nonostante diciamo sia ritenuta da sempre una terra di scalatori, però anche in pista i suoi risultati, i suoi talenti li ha sempre espressi, insomma. Ecco, io quindi, che magari sono tanti anni che seguo l'attività su pista, ma di titoli italiani se ne sono vinti sempre tanti. Quello che magari poi succede è che magari dopo un pochino si perdono, ecco, questi quindi talenti giovanili. Livello giovanile sì, poi dopo forse, ecco, la strada, il richiamo della strada forse ci ha fatto perdere talenti che forse, se avevano optato la loro carriera sulla pista, forse avevano ottenuto forse qualcosa di più. Antonio? Sì, indubbiamente la nostra gioia e dolori potremmo intitolare appunto l'attività su pista in Toscana, soprattutto a livello dilettantistico, perché non riusciamo a portare gli under 23 in pista. Come mai, Marco? Appunto, hai detto il richiamo della strada, ma anche forse la poca volontà da parte delle società e dei direttori sportivi? Ma diciamo, comunque, l'attività under 23 va anche vista un attimino a livello complessivo, a livello nazionale.
Quindi non è un problema della Toscana, è un problema nazionale. Diciamo che i numeri sono un calo in generale, quindi sono un calo anche sulla pista. Qualche anno fa si riusciva un pochino a fare un'attività under 23, ora sinceramente, ma questo anche negli altri velodromi, è più un'attività a respiro nazionale che a respiro regionale. E quindi chi effettivamente ha le doti e la voglia per fare attività su pista opta per l'attività nazionale, perché a livello regionale anche negli altri velodromi non c'è rimasto molto. Quindi diciamo che la nostra è più una semina a livello giovanile, che poi però ecco, a livello di vertice sono pochi quelli che poi proseguono e che hanno diciamo uno sbocco. Nonostante questo però, insomma, ecco, si può rammentare che quest'anno tra gli under 23 si è vinto un mondiale con Ganna nell'inseguimento, quindi sì. Non mancano i talenti, non mancano i risultati, forse i numeri, ecco, non solo a livello toscano, a livello nazionale non sono tali da giustificare un'attività insomma di ampio respiro. Sì, con Ganna ad inizio marzo, insomma. Sì, sì, è stato veramente un lampo. Un'impresa storica. Un'impresa storica, era dall'epoca di Moser che non si vinceva un titolo dell'inseguimento a livello di vertice, e quindi ma penso sia anche un viatico per tutta quella e poi l'attività, perché avere un ragazzo giovane di quel genere lì che vince un titolo iridato, e quindi probabilmente ci avrà anche una, si spera che anche lui non venga dirottato poi sulla strada totalmente, ma che prosegua la tua attività a livello di vertice, sia un buon richiamo per i giovani, come lo è Viviani, insomma, ecco, sarà il nostro rappresentante all'Olimpiadi di Rio. Eh sì. Del Baglio si ritrova in questa analisi, in questo riscontro anche tra pista e strada? Sì, sì, certamente. Per appunto gli under 23 è un po' difficile, anche perché effettivamente è un movimento di vertice, quello di pista, cioè chi è più nel giro della nazionale la pratica, e per gli altri è differente. Però per esempio c'è la categoria juniores, dove oggi ci sono delle grosse carenze di partecipazione, che invece potrebbe essere lo stesso sviluppato, e questo stiamo cercando di farlo, e in effetti alcuni juniores la stanno frequentando la pista, e noi contiamo anche di portarli ai campionati italiani, quindi già sarebbe importante se comunque potessimo estendere questo tipo di attività dalle categorie strettamente giovanili, esordienti e allievi, anche alla categoria juniores, e qui secondo me ci sono delle buone prospettive, anche perché poi in realtà la pista, e loro che sono tecnici lo sanno molto meglio, è un tipo di attività che è anche molto utile poi per la strada. In pista si imparano tantissime cose, il colpo di pedale, il saper pedalare bene in gruppo, la rapidità anche nelle decisioni, nelle scelte durante le volate, quindi è una cosa che questi ragazzi, se frequentano la pista e lo fanno bene, gli può servire moltissimo anche poi per chi poi farà una buona carriera, anche per le loro attività su strada, anche a livello professionistico. C'è più attenzione al gesto tecnico puro, esatto, in pista? Sì, perché diciamo che siamo in un anello chiuso, dove abbiamo la visione perfetta di quello che sta facendo l'atleta. È anche un contatto molto più ravvicinato di quello che può essere un allenamento su strada. Quindi si riesce a fare un lavoro più analitico sugli aspetti proprio tecnici. Quello che può essere una volata, noi si riesce in pista a spezzettarle nei vari segmenti e ricostruirle in maniera corretta. Sei d'accordo, Antonio, su questo confronto pista-strada? Sicuramente. Poi volevo aggiungere, e lo chiedo a Marco Lapucci, si diventa anche più furbi, intelligenti, scaltri, con le volate che si effettuano su pista, è naturalmente un'esperienza poi da portare alle gare su strada. Certo, è quello, diciamo, quello che noi cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi, soprattutto che sappiamo benissimo che l'attività prevalente nostra italiana e poi quella che diciamo racchiude più l'interesse è quella della strada. Con l'attività su strada è sempre più improntata a gare veloci che si decidono in frazioni di secondo a volte, le volate sono importanti, il saper stare in gruppo, la posizione, questo in pista noi si riesce, come ho detto prima, a simularlo molto bene,
a insegnarlo in maniera analitica, per poi ritrovarselo in quelli che sono gli sprint e le situazioni più impegnative che si trovano su un gruppo su strada. Antonio, ripercorriamo anche il fine settimana, abbiamo presentato alcune gare venerdì scorso, allora adesso ne parliamo. Con il contributo della regia iniziamo con le tre gare di San Bartolo a Cintoia. Sì, Antonio, prego. Ecco le immagini, siamo sul circuito del quartiere fiorentino di San Bartolo a Cintoia, direi un ottimo successo, circa 200 complessivamente gli atleti che vi hanno preso parte. Queste immagini si riferiscono alla partenza della gara riservata agli esordienti del primo anno, quelli che hanno 13 anni, entrambe, primo e secondo anno, erano valevoli anche per il Memorial Tommaso Cavorso, c'è stata appunto una buona presenza, diverse le società che sono arrivate anche dalle varie province toscane per questo appuntamento organizzato come sempre dal gruppo sportivo Itala di San Bartolo a Cintoia. E due, li vediamo inquadrati, sono stati grandi protagonisti di questa prova, due giovani che non si erano messi ancora in evidenza, si tratta di Alessandro Marchi che vedete inquadrato ora in primo piano della polisportiva Albergo del Tongo di Arezzo e che è seguito da Mattia Piccini che invece della San Cascianese. Non avevano ancora ottenuto risultati importanti, d'altra parte per loro sono le prime gare nella categoria esordienti perché arrivano dal settore dei giovanissimi, hanno dato vita a questa bella fuga, si sono trovati in perfetta sintonia, in accordo, già quando mancavano praticamente ancora più di 12 km alla conclusione, hanno preso subito un buon margine di vantaggio nei confronti del gruppo e lo hanno saputo mantenere in pratica fino alla conclusione di questa prima gara che si svolge tra l'altro su di un percorso appunto nel quartiere fiorentino di San Bartolo a Cintoia senza difficoltà, lungo un paio di chilometri e dove ormai da tempo si svolgono le varie competizioni. Qui vediamo il momento in cui sta transitando anche il gruppo, ma siamo all'inizio della fuga. Questo invece è lo sprint finale che Alessandro Marchi, un aretino, un tredicenne della Sportiva Albergo, vince in maniera netta, lo vedete, con una decina di metri di vantaggio nei confronti di Mattia Piccini. Questo invece è il terzo posto, è il terzo arrivato di Vincenzo Russo dell'Empolese che nel finale è uscito dal gruppo, gruppo che invece è stato regolato per il quarto posto da Tommaso Panicucci del Donoratico e ne approfitto per ricordare che proprio Panicucci si mantiene al primo posto e lo vedete mentre indossa la maglia speciale per l'occasione, la maglia del Memorial Tommaso Cavorso, si mantiene in testa a questa challenge che poi prevede altre prove, la prossima sarà il 2 giugno a San Casciano Val di Pesa con la Coppa Giulio Provvedi. Qui invece siamo alla partenza per quanto riguarda la seconda gara esordienti, quella riservata agli atleti di 14 anni, anche qui buona la presenza, naturalmente qualche chilometro in più rispetto agli esordienti del primo anno. Allora, mentre vediamo queste immagini, ne approfitto per ricordare che invece domenica prossima gli appuntamenti per quanto riguarda gli esordienti in Toscana saranno a Massa e ad Arezzo, due le gare previste, e in queste località, Massa ed Arezzo, ci saranno anche gli allievi e quindi sarà doppio appuntamento come in pratica è successo anche in questa manifestazione di San Bartolo a Cintoia. Per gli juniores ci sarà invece la Firenze-Faenza sulle strade del Passatore con partenza da Sesto Fiorentino proprio di fronte alla casa dove abitava il grande e indimenticabile Alfredo Martini. Per la categoria Elite Under 23, così completiamo il programma anche di domenica prossima, ci sarà il 63esimo trofeo Giacomo Matteotti a Marcialla in provincia di Firenze. E vediamo già quello che è stato il grande protagonista per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno, perché quando mancavano al termine della gara una quindicina di chilometri se n'è andato Gregorio Butteroni della ciclistica Cesena, che aveva già vinto due gare all'inizio di questa stagione, ed eccolo mentre va a tagliare il traguardo. Per lui quindi è il terzo successo stagionale, una vittoria
netta, quella ottenuta da Gregorio Butteroni. Questo è lo sprint invece che riguarda le posizioni d'onore, è uno sprint che riguarda gli atleti della San Miniato Santa Croce, con secondo Peschi, terzo Arzilli, quarto Ulivi e quinto Dati. Questo il podio per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno, e questo è Samuele Ulivi che indossa la maglia del Memorial Tommaso Cavorso, era già leader prima di questa gara e si conferma anche dopo l'appuntamento di San Bartolo a Centuria. Siamo alla terza ed ultima gara che si è svolta domenica scorsa a San Bartolo a Centuria, quella riservata alla categoria allievi. Qui siamo all'immagine della partenza, ma voglio anche qui sottolineare quello che è successo purtroppo in questa gara, purtroppo per due giovani atleti di una formazione lucchese. Infatti durante il sedicesimo giro, dopo una trentina di chilometri, quelli in programma erano 48, c'è stata una caduta, due atleti ne sono rimasti coinvolti, il mezzo sanitario in servizio è dovuto naturalmente intervenire, è stato richiesto anche l'ulteriore intervento di un'altra ambulanza del 118, e quindi a quel punto, senza ulteriori mezzi sanitari a disposizione degli organizzatori, la corsa è stata sospesa, è stata neutralizzata per ben 33 minuti per consentire i soccorsi ai due giovani che sono rimasti vittime delle cadute, e quindi la giuria, naturalmente con la direzione corsa, ha sospeso la gara. Dopo 33 minuti è ripresa la gara, e il grande protagonista di quegli 8 giri che restavano ancora da compiere al momento della sospensione è stato Giulio Fabbri, un allievo dell'Aquila di Ponte Aemo, una società gloriosa che l'anno prossimo taglierà il traguardo dei 90 anni, il quale ha preso decisamente l'iniziativa ed è stato davvero un brillante protagonista. Fabbri si era già messo in luce in queste prime battute della stagione, aveva ottenuto anche alcuni piazzamenti, qui a San Bartolo a Centuria ha colto il successo, appunto dimostrando la sua bravura, e quindi eccolo qua l'arrivo dove appunto si vede il successo del corridore dell'Aquila, che poi vedremo anche sul podio. La prova era valevole per il Memorial Franco Ballerini, e quindi questo è il momento, l'atto finale di questa bella manifestazione di San Bartolo a Centuria, di questo trittico di gare giovanili. Momento della premiazione. Parleremo poi dopo anche di Città della Ceramica. Abbiamo, grazie al commento preziosissimo di Antonio, insomma, ascoltato anche davvero le prestazioni e i risultati di molti atleti toscani emergenti che stanno facendo bene e di cui sentiremo parlare a livello giovanile, Lapucci. Ma sì, diciamo che questi sono sicuramente quelli che saranno i protagonisti poi negli anni a venire della nostra attività regionale e anche nazionale. Sono ragazzi giovani che fanno soprattutto gli esordienti, le loro prime gare su strada, e mentre per gli allievi già ci sono anche elementi che hanno già ottenuto successi. Sicuramente da questa attività viene poi tutto quello che poi segue. Sì. Molti di questi ragazzi frequentano anche il centro di attività pista, compreso lo stesso Fabbri. Lo stesso Fabbri, è vero. Quindi è consigliabile comunque entrambe le discipline per migliorare, per crescere. Certamente. Sono molti i ragazzi che insomma si accingono a pedalare sia il velodromo che comunque per esempio strada. Appunto quest'anno gli iscritti sono una cinquantina a San Vincenzo, fra esordienti ed allievi maschili e femminili, e oltre 100 a Firenze. Ma la maggior parte di questi ragazzi che abbiamo visto qui nelle prime posizioni sono tutti ragazzi che frequentano la pista. Soprattutto chi ha bisogno di particolari correzioni del gesto tecnico, allora magari si consiglia comunque, anche se magari la pista non è la disciplina preferita, comunque di frequentarla. Sì, diciamo, in una prima fase, proprio a livello giovanile, si può parlare di correzione, di cercare di migliorare quelle che sono le mancanze, ad esempio un classico, diciamo, saper tenere una posizione su una volata,
Poi in una fase successiva c'è un'esaltazione invece di quelle che sono le caratteristiche, quindi naturalmente chi è particolarmente dotato per gli aspetti di velocità o per gli aspetti di endurance, di durata, allora in una fase successiva qui diciamo, si esaltano le loro caratteristiche. Prima parlavamo di Under 23 e di Juniores. L'8 giugno a Padova saranno in palio tre titoli italiani per queste categorie. La Toscana sarà presente? Con gli Juniores parteciperà qualche atleta. Ma stiamo definendo un momentino per chi mandare. Ma quindi qualcuno parteciperà. Siete in via di decisione per i nomi. Comunque la Toscana ci sarà. Sì. Sì, perché quest'anno c'è questa novità della federazione che ha pacchettato, diciamo, il termine è questo, che hanno usato i titoli italiani di Under e di Juniores. Fino all'anno scorso venivano fatti a Montechiari in una settimana, venivano assegnati tutti. Quest'anno li hanno divisi su tutto l'arco della stagione. Quindi ecco, c'è questa novità che già ce n'è stata assegnata un paio. Sì, le specialità in realtà. Sì, le varie specialità e le varie categorie per non concentrare tutto insieme e dare possibilità nell'arco della stagione, diciamo, a tutti di partecipare, rendere anche più interessanti quindi delle riunioni regionali. In queste riunioni vengono assegnati alcuni titoli, ecco, e quindi Padova sarà anche sarà la seconda gara dove ci sono assegnazioni di titoli italiani per le categorie di vertice. Antonio, nel fine settimana si è disputato anche Città della Ceramica e allora con il contributo della regia, insomma, ti lanciamo a questa sintesi. Allora, andiamo con le immagini a Montelupo Fiorentino, perché quando parliamo di ceramica il riferimento è a questa cittadina, e questo è il finale molto combattuto, un finale pirotecnico direi, di questa gara riservata ad Elite Under 23, con una lunga fuga prima di 36 atleti, poi la salita di Pulica ad una trentina di chilometri dalla conclusione ha un po' rivoluzionato il tutto, e nel finale scatti e controlli. Scatti, come si può vedere anche da queste immagini, prima provava Garosio con Bottura, e sono i due atleti che abbiamo visto e che vediamo in questo momento con qualche decina di metri di vantaggio. Garosio tra l'altro appartiene ad una società, il team Colpack, che è attualmente la squadra più vittoriosa in Italia, sta attraversando uno splendido periodo di forma e sarà anche il sodalizio che il 25 e il 26 giugno organizzerà in provincia di Bergamo il campionato italiano sia per gli Elite che per gli Under 23. Questo dunque è l'attacco che è stato sferrato dai due atleti, che però non è stato l'attacco vincente, perché come vediamo in questo momento gli inseguitori tornano sui due, e in contropiede parte uno degli atleti della società organizzatrice, che era la Malmantile Gruppo Corse. Se ne va Simone Bernardini, che guadagna una decina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo, si va a 60 all'ora perché siamo proprio nelle battute conclusive, e su di lui ancora una maglia di un atleta del team Colpack, questa volta Simone Bettinelli, un atleta che non aveva ancora vinto in categoria, quindi si sta mettendo in particolare evidenza in questo finale, ed è la fuga che poi risulterà decisiva, anche se veramente gli inseguitori proprio nelle battute conclusive della prova praticamente torneranno sulle ruote dei due atleti. Siamo ormai quasi all'imbocco sul rettilineo di arrivo, il rettilineo di arrivo in salita, quello di Via Europa a Montelupo Fiorentino, una gara che ha visto 149 atleti alla partenza dei 200 circa iscritti. Questa è la penultima curva, ora infatti siamo su Via Centofiori, la curva a destra segna l'ingresso sul rettilineo di arrivo, che è questo che vanno ad imboccare gli atleti. Alle spalle gli inseguitori stanno incalzando, infatti Bernardini verrà raggiunto praticamente dal gruppo, Bettinelli invece riuscirà a mantenere la prima posizione rispetto a tutti gli altri, e quindi sarà l'atleta del team Colpack che sta, lo vedete in questo momento davanti a tutti, sta uscendo in maniera autorevole e vince dunque Simone Bettinelli. Se
secondo posto per il suo compagno di squadra Oliviero Troia, terzo posto per Niccolò Pacinotti. Questo è il podio del Gran Premio della Ceramica Città di Montelupo Fiorentino e questo il podio dei protagonisti finali di questa bella corsa organizzata con la presenza anche di tante persone, di tanti appassionati di ciclismo. Siamo tornati in studio, ti do nuovamente la parola. Grazie mille Antonio, perché dobbiamo parlare anche di Giro d'Italia, Giro d'Italia che si sta un po' definendo come gerarchie, insomma si stanno delineando e non mancano le polemiche per quanto riguarda Nibali. Allora io vi chiedo prima di tutto un commento a questo Giro d'Italia, vi aspettavate un qualcosa di diverso anche da Nibali immagino? Ma personalmente diciamo intanto il Giro d'Italia è stato bello perché c'è stato, a me mi piacciono le gare incerte, quindi c'è stata una maglia rosa che ha passato nelle tre settimane molte volte non è di stato spalle. Non è per il momento un Giro d'Italia scontato, ecco. No, fino all'ultimo weekend, poi mi sembra ora abbia preso una direzione abbastanza definita, vediamo le ultime tappe, però è stato, insomma, è stato entusiasmante, è stato di spettacolo, è stato incerto. È mancato il padrone, che doveva essere Nibali, in tutti diciamo, quelli che erano un po' i pronostici veniva dato per favorito, si pensava che fosse un po' il padrone, effettivamente Nibali qualcosa gli è mancato, ecco. Ma il Giro d'Italia è stato sicuramente bello, come lo è poi tutti gli anni, perché poi c'è anche questo percorso meraviglioso nell'Italia. E quindi incerto, io quest'anno ho visto anche che c'è stata tantissima gente sulle strade, forse più anche di quanto abbiamo visto nel passato, e quindi un Giro d'Italia sicuramente bello, interessante e tutto. Per noi toscani un pochino di delusione per Nibali ovviamente, sul quale ci avrebbe fatto molto piacere se avesse potuto vincere lui, però. Antonio, per quanto riguarda Nibali non mancano insomma le polemiche, soprattutto anche da quando è emerso questo fatto degli esami clinici, no? Quindi gli esami clinici che sono stati fatti in realtà sembrano essere positivi, quindi niente di preoccupante, quindi è altro il motivo che ha portato Nibali magari a mancare un po' in questo Giro d'Italia. Ed è così, io ieri sera proprio ero a Mastromarco, che è diciamo così il paese adottivo di Vincenzo Nibali, e ho visto un po' di amarezza, di delusione negli sportivi che si attendevano sicuramente qualcosa di più. E mi dicevano proprio che lunedì prossimo, quando appunto il giro si sarà ormai già concluso, ci sarà proprio una riunione specifica all'interno del team Astana con i diretti interessati, quindi il preparatore atletico, i medici, i dirigenti, naturalmente il team manager, per valutare e vedere quali possono essere state le cause per la quale Vincenzo Nibali non ha reso secondo quelle che erano le aspettative, perché si parla di una preparazione che è stata diversa rispetto al passato, le pedivelle sono state cambiate da 172 a 175, qualcuno ha dato la colpa anche a questo fatto, ma tutti aspetti tecnici da valutare. Quindi il dito puntato anche sul preparatore atletico, sulla preparazione atletica? Sicuramente, anche perché poi si parla di Vincenzo Nibali che molto probabilmente lascerà il team Astana per la stagione 2017, qualcuno ha voluto vedere anche una mancanza di tranquillità dentro se stesso di Vincenzo Nibali, forse anche per questi motivi, e quindi tutti aspetti sicuramente da valutare, anche perché poi sono in arrivo due grandi appuntamenti, il Tour de France al quale Nibali sarà presente, ma avrà di fronte a sé un compagno di squadra Aru che sarà il capitano dell'Astana, quindi quale sarà il ruolo di Vincenzo Nibali al Tour de France, e poi le Olimpiadi che si dice da sempre il percorso si addice in maniera particolare a Nibali. Ruolo non di gregario si spera, perché comunque qualcuno gli sta dicendo per favore non andare al Tour de France a fare il gregario. Ma personalmente la vedo abbastanza dura che faccia il gregario Nibali, perché insomma con il palmarès che ha, il carattere che ha, ora
È stato un ex corridore a dire questo, a rilasciare questa dichiarazione. Ora mi sfugge il nome, poi ci andiamo a documentare. Sarà una bella situazione da vedere, è tour, anche interessante capire fra Aru e Nibali se veramente Nibali andrà in appoggio ad Aru, ma questo poi penso lo decida la strada, perché Aru è la prima volta che va in tour, quindi forse gli manca anche l'esperienza. Nibali ha fatto il giro, diciamo, non è andato tanto bene, quindi forse ci arriverà un pochino anche magari con meno energie. Sarà una cosa da valutare in gara, penso. Non credo che se va al tour Nibali va per fare il gregario. Va per essere protagonista e appunto poi è la strada che decide. Aru è un corridore fortissimo, è una grande speranza, è però ancora giovane, è al primo tour, quindi è tutto da vedere. È sicuro che comunque correrà al Tour de France, Nibali? Sembra di sì. Noi andiamo in pubblicità, Antonio, perché poi giustamente tu hai anticipato l'intervista che hai fatto, ve la facciamo vedere dopo la pubblicità.